Salve, tutto è pronto per la diretta dell'incontro odierno. Tutto è pronto, Gabriele. Massimo è qui in cabina al mio fianco. Manca solo l'arbitro oramai. Il difensore si è fatto scavalcare. Pochettino. Buon tocco. Difesa non certo impeccabile. Splendido intervento con... Oh, grande intervento del portiere che si è tuffato sui piedi dell'attaccante. Ottimo controllo. Che gol fantastico. Ha fatto tutto da solo e ha battuto il portiere. Un gol incredibile. Un'azione fantastica da rivedere assolutamente. ...1-0 dunque. Palla rubata. Blocca il tiro. Battistuta. Gli ha tolto bene la palla. Controlla sempre bene la palla. Questo è uno dei gol più belli che abbia mai visto. Ha corso lungo praticamente tutto il campo e ha messo la palla in rete. Fantastico. Vediamo ancora una volta il gol. Due gol che non ammettono repliche. Controllo. Il portiere ha sfoderato una grande parata. Ha allontanato la palla con le mani. È stato bravissimo, splendido intervento. Pallone giocato all'indietro. Vince la palla sul contrasto. Ben giocata. Un interessantissimo primo tempo termina sul punteggio di 2-0. I giocatori escono dagli spogliatoi per disputare il secondo tempo. Ancora 45 minuti di gioco, dunque. In effetti, sembra dolorante. Penso abbia bisogno della bomboletta magica. Lo lasciano passare. Del portiere. Colpisce di testa all'indietro. Il tiro finisce direttamente sul portiere. Ha segnato. Palla nell'angolo alto e portiere battuto inesorabilmente. Una giocata di gran classe. Rivediamola. Punteggio è ora di 3-0. Partita a senso unico. L'ha colpita con forza, ma non è riuscito a indirizzarla. Lunga rimessa coi piedi. Gli toglie la palla dai piedi. Fa tutto da solo. Un tackle, il portiere si butta e ruba la palla. Il portiere spassa di piede.
Oh, grande parata del portiere. Bellissima parata. Palla calciata lontano. Palla vagante recuperata. Palo! E la palla è fermata dal portiere. Gioca all'indietro, buon colpo di testa. Parata! È stato bravo ad arrivare sulla palla e a respingerla con le mani. L'incontro finisce con il fischio dell'arbitro, ma restano ancora due partite da giocare prima della conclusione di questa fase del torneo.